Amici sportivi, ben trovati in un'altra puntata di Rosa e Nero Web TV. E che puntata, perché oggi parleremo davvero di tante cose, chissà se ce la faremo in questo breve lasso di tempo. C'è un Palermo primo per striscia positiva, forse primo anche per punti conquistati nelle ultime partite, perché non perde da 9 gare, ha vinto le ultime 3, è salito al 6° posto in classifica. Fabrizio Vitale, mi pare che non poteva andare meglio, no? Un'altra big battuta. Sì. Ma non parliamo solo di questo, anzi, no. Dedichiamo l'apertura della trasmissione a notizie un po' più complicate, a cose un po' meno sportive, ma a cose molto importanti. E per farlo abbiamo un ospite eccezionale. Caro Fabrizio, abbiamo Nicola Binda, Gazzetta dello Sport. B come Binda, mi verrebbe da dire, perché sono ormai 30 anni che il suo nome è collegato alla Serie B, è uno specialista e ha tirato fuori oggi anche alcune notizie sulla Gazzetta. A proposito, comprateli i giornali, tu non lo compri mai, per esempio. Io credo che senza la Gazzetta sarebbe difficile andare avanti nella vita, no Nicola? Sì, certo che è meglio parlare di calcio, ovviamente, è sempre più divertente, anche più. Buongiorno a tutti gli ascoltatori intanto. Salutiamo anche Salvatore Geraci e Giuseppe Leone, sì, li salutiamo. Giuseppe Leone. No, però lo dico sempre Nicola, perché dico, poi è un paradosso che lo dico io, che dirigo un sito online e che partiamo dal web, ma i giornali vanno comprati perché poi sono lo strumento di approfondimento. E oggi, leggendo fra le pagine della Gazzetta, hai tirato fuori una storia, Nicola, che riguarda alcune possibili novità in campionato che riguardano il Genoa e la Regina, che rischierebbero una penalizzazione. Vuoi essere un po' più prodigo di particolari con noi? Spero di essere chiaro e sintetico, perché come potete immaginare è una materia molto scivolosa e complicata, e ripeto, non sono un avvocato, non sono un magistrato, quindi districarmi non è semplice. Però i casi non sono uguali. Quello del Genoa è abbastanza risaputo, l'abbiamo anche raccontato sulla Gazzetta. Il Genoa ha approfittato della legge dello Stato varata a dicembre per le società di calcio, quella impropriamente detta legge Lotito, che consentiva di fare una rateizzazione di 5 anni con il fisco per i debiti accumulati, appunto le tasse non pagate durante il Covid, no? Quando erano stati bloccati questi pagamenti. Alla fine alle società è stato consentito di spalmarli in 5 anni indeterminato, con 3% da pagare, eccetera. Il Genoa ha aderito anche lui a questa cosa, però non l'ha fatto come Genoa Calcio, diciamo, ma l'ha fatto come Genoa Image, che è una società collegata al Genoa a cui ha ceduto il marchio, e in cambio questa società doveva collarsi questo debito con il fisco. Una cosa non consentita, perché i debiti e le transazioni, i rapporti col fisco li deve tenere la casa madre, non una società a te collegata. Quindi il Genoa è stata aperta questa inchiesta, è stata chiusa l'indagine, il Genoa ha avuto 20 giorni di tempo per presentare le sue controdeduzioni, e questa settimana dovrebbe arrivare o meno il deferimento, come sembra. Oggi quello della Regina invece non paventi, è emerso. Paventi l'ipotesi di un meno 2 in classifica come possibile, sì, sanzione. Se non hai rispettato una scadenza con i pagamenti, la sanzione è di 2 punti. Quello della Regina invece è un caso diverso, perché la Regina, dopo il passaggio di proprietà, il nuovo proprietario si è ritrovato una marea di debiti e ha fatto un concordato con il tribunale, e il tribunale quindi ha dovuto sospendere il pagamento di questi debiti per trovare con tutti quanti i debitori, cioè i creditori, un accordo. Quindi è una legge dello Stato che consente di fare questo, non è un favore che hanno fatto alla Regina. Allora la Regina, forte di questo concordato, non avrebbe nemmeno lei rispettato questa scadenza dei contributi da pagare a dicembre. Quindi però alla Coviso, con la Procura Federale, dice: no, tu non hai rispettato la scadenza, quindi sei da sanzionare. La Regina dice: no, io ho una legge dello Stato che mi dà ragione, e quindi la Regina si sente serena. Ma ovviamente, se mai dovesse aver ragione la Federcalcio, anche in questo caso ci sarebbero almeno 2 punti di penalizzazione per la Regina, a rigor di logica. Poi ripeto, nelle pieghe delle leggi sono delle cose complicate. Di sicuro una legge dello Stato sovrasta una legge del calcio, però è anche vero che
il confine è sempre molto, molto complicato. Quindi sono questioni che potrebbero, hai ragione, sono materie complicate, però capisci bene. E potrebbero, protrarsi per mesi, magari con ricorsi su ricorsi, andando ad alterare un po' la concentrazione, la classifica, perché insomma sono questioni che ti potrebbero anche distrarre. Quindi il vero problema, secondo me, è più psicologico che materiale. E purtroppo siamo abituati nel calcio italiano a subire questi condizionamenti, però capisci bene che un Palermo lanciato in corsa, che adesso è sesto in classifica, l'ipotesi che possa il Genoa, che tra l'altro è il prossimo avversario, subire due punti di penalizzazione, aprirebbe scenari anche nuovi sul campionato. Però ti fermo ancora l'ultimo minuto, Nicola, perché c'è anche un'altra notizia di questo genere, che da alcune ore sta un po' tenendo l'attenzione molto alta, che riguarda il gruppo del Manchester City. Ci sarebbero anche lì delle presunte irregolarità economico-finanziarie, tra l'altro un'indagine che dura da 5 anni, credo che ci sia in analisi un periodo di 9 anni addirittura, per cui anche il City in questo momento ha un procedimento in corso. Il City, come sapete, è il gruppo proprietario del Palermo, City che tra l'altro ha già diramato un comunicato in cui si dice abbastanza sereno e che porterà in giudizio prove inconfutabili, però anche lì è una storia, una vicenda che getta un po' di ombre sul mondo del calcio, purtroppo non le uniche. Vuoi aggiungere qualcosa sulla vicenda del City? No, la vicenda del City è appunto una vicenda vecchia che risale a quando c'era il fair play finanziario, che dopo il Covid è stato messo da parte. Il fair play finanziario cosa dice? Dice che tu puoi spendere quello che ricavi, no? E quindi si voleva portare le società in questa direzione. Cosa facevano alcune società, per dirla brutalmente, che avevano alle spalle col Paris Saint-Germain, il Manchester City, chi aveva alle spalle soprattutto gli Emirati? Facevano delle sponsorizzazioni mostruose, che chiaramente diventano un ricavo, perché è un introito regolare la sponsorizzazione, e queste sponsorizzazioni mostruose potevano consentirti di fare delle spese altrettanto mostruose. E allora era lì che si era andata a indagare, perché non tutte le spese del Manchester City o del Paris Saint-Germain in sostanza venivano sostenute non dalla società, ma praticamente da questi sponsor. E allora, dopo anni e anni di indagine, si è arrivati a questa conclusione. Però, voglio dire, mi sembra un problema più del Manchester City che di tutta la sua galassia. Certo, adesso non vorrei preoccupare più di troppo i tifosi del Palermo, ci mancherebbe altro, così come i tifosi del Palermo auguro loro di tornare in Serie A, non perché la Regina e il Genoa semmai gli verranno tolti dei punti, ma perché il Palermo continuerà a marciare come ha fatto in queste 9 giornate. Ci mancherebbe, ma prima di chiudere con te, Nicola, siccome ti ho presentato come l'uomo della Serie B, mi devi dire chi va in Serie A. Il Frosinone penso che già abbia un piede e mezzo dentro. Il Palermo dove può arrivare? Tu mi hai scambiato per il mago Telma, allora, perché se mi chiedi di guardare nel futuro io non vado in difficoltà. Sì, il Frosinone evidentemente, anche per questo scenario che c'è alle spalle, è il Frosinone nettamente favorito. Oggi la squadra più in forma di tutte mi sembra il Sud Tirol, che ha un passo incredibile, che è arrivato a tiro di Genoa e Regina, che sta andando fortissimo, non ha nulla da perdere, e quindi oggi è la vera rivelazione. Poi tutte le altre sono molto incerte, le altre concorrenti del Palermo, così nessuna ha la continuità necessaria per imporsi, tutte quante hanno troppi alti e bassi, cambiano allenatori di continuo, ma la sostanza non cambia, e secondo me è molto più divertente la lotta per salvarsi, secondo me, visti i nomi delle squadre che sono coinvolte, e credo che tutti debbano tenere gli occhi ben aperti, perché se pensi che dall'ottavo posto dei playoff all'ultimo posto del Cosenza ci sono solo 9 punti, con 15 giornate davanti, io dico che potremmo avere tante sorprese da una parte e dall'altra. Grazie a Nicola Binda, uomo o esperto di Serie B, giornalista della Gazzetta dello Sport, hai fatto molta chiarezza su vicende abbastanza complicate e su cui è doveroso anche mantenere prudenza ed equilibrio. Grazie Nicola,
grazie davvero tanto. Ciao, Nicola, grazie. Ci rivedremo su questi schermi, grazie. Magari anche dal vivo a Palermo prossimamente. Anche dal vivo prossimamente. Dai. C'è Palermo Frosinone fra 15 giorni, se ti può interessare. Appunto, ecco. Speriamo di riuscire a tornare, anche perché so che Fabrizio mi vede volentieri. Sì, sì. Per me quando vieni qua a Palermo è sempre una pacchia, lo sai, quindi lavoriamo bene e ci divertiamo pure. E quindi ti aspetto. E poi c'è una tradizione, anche favorevole che ti piace. Sì, perché Binda quando viene il Palermo vince sempre. E allora facciamolo venire. Quindi, grazie Nicola. È fortuna che ritorni. Grazie Nicola, alla prossima. Ciao a tutti, buona serata. E allora era importante fare subito chiarezza, perché ovviamente il pubblico palermitano si sta un po' preoccupando di queste notizie. Da un lato guarda con un certo interesse alle disavventure di Genoa e Regina, dall'altro ha sentito questo discorso del Manchester City, che ancora però è un po' in embrione. Però noi dobbiamo salutare, a proposito di Mago Telma, Salvatore Geraci, protagonista. Mettetemelo in primo, no, mettetemelo in primo piano per cortesia, regia, in primo piano subito, perché è uno che c'ha due palle così. Un mese e mezzo fa ha detto: noi andiamo verso la Serie A. Non so se quanto ti sei sbilanciato un mese e mezzo fa. È vero. Meno male che l'inquadratura è fino a mezzo busto. Salvatore, è un grande Palermo? Sì, sì, sì. Guarda, io devo dirti la verità che l'ho apprezzo molto. Anche perché ho dei ricordi antichissimi che mi aiutano, no? Negli anni giovanili c'era un Palermo che vinceva sempre per 1-0, non badava allo spettacolo, era tremendamente concreto. Quella squadra andò in Serie A ovviamente, perché sapeva approfittare degli errori degli avversari e metterli a frutto. La crescita del Palermo di Corini è stata lenta e costante, ce ne siamo accorti tutti qui. Fuori c'erano dei dubbi, ma noi l'avevamo detto. Dalla rivoluzione tecnica e dalle incertezze è nato un gruppo che piano piano ha preso consapevolezza e che ora ha una personalità ben definita. Non solo, ma venerdì c'è la possibilità di riaprire il campionato, al di là di quelle che sono poi i problemi di Genoa e di Regina. E non mi pare una cosa di poco conto. I 9 punti di distacco appena una settimana fa sembravano un'enormità, ora basterebbe solo vincere. Lo so che non è facile, ma secondo me oggi noi vediamo qual è il vero spirito del City, cioè che perché il progetto del Palermo da oggi non può che essere uno solo, quello di pensare a vincere e non a un campionato di assestamento. Io non ci credo nemmeno se il City fa un'altra conferenza stampa e dice: no, ma noi vogliamo intanto consolidare questa posizione. È una bugia, sarebbe una bugia se lo ripetessero ancora oggi. Secondo me il Palermo è non solo in piena corsa, ma ha proprio l'appoggio di una società che vuole fare in fretta. E allora, caro Fabrizio, visto che la puntata è cominciata anche in maniera anomala, lo ricordiamo, con Nicola Binda che ci ha parlato un po' dei casi che riguardano il Genoa, la Regina e il Manchester City, facciamo un po' di ordine, perché dobbiamo parlare di un sesto posto in classifica, di una rivincita personale non soltanto di Geraci, che ha imposto, diciamo, il suo verbo a tutto il campionato, ma anche di Corini, che ha avuto, secondo me, grandissimo stile, a parte la bravura calcistica, un grandissimo stile nel gestire anche i momenti più complicati. Dobbiamo parlare di rigori, dobbiamo parlare di Soleri, dobbiamo parlare di un Palermo che ha ancora delle cartucce in panchina che non ha sfruttato. Per esempio Verre ha appena cominciato, Tutino ancora non è titolare, ma Sciangelo deve ritrovare la forza. C'è un mercato di gennaio ancora da vedere. Però volevo invitare intanto i nostri tantissimi, che io già lo vedo dal tuo computer quanti messaggi stanno arrivando, abbiamo sempre più ascolti, abbiamo sempre più affetto, questo ovviamente ci gratifica, dobbiamo fare in modo da aumentare ancora, quindi tutti quanti dovete condividere questa diretta, facciamo in modo che il popolo rosanero sia sempre più vasto, facciamo in modo che il momento d'oro del Palermo contagi un po' tutta la città, quindi condividete questa diretta di Rosanero Web e TV, che vedete sempre sulle pagine e sui siti, sulle pagine Facebook e sui siti di Blog Sicilia, che è il miglior giornale possibile dal punto di vista dell'informazione generalista, e su Stadio News, che è il miglior giornale possibile su tutte le vicende del calcio, ci mancherebbe anche, quindi cliccate, seguiteci e ascoltate bene, perché
posso avere un po' di presunzione, quando parla Geraci per esempio, ma anche quando parla Vitale per esempio, ma anche quando parla Leone per esempio, anche quando parla Monastra, anche quando parla Monastra, c'è sempre qualcosa dietro che supporta i nostri discorsi. Andiamo sul sesto posto del Palermo, anche tu mi pare che abbia riscontrato questo progresso costante e inarrestabile di cui parlava Salvatore. Ma io, guardate, sarò magari anche un po' pedante, un poco stucchevole, ma io il progresso del Palermo l'ho visto già da dopo la gara di Terni. L'abbiamo ripetutamente detto, al di là delle due battute d'arresto con Cosenza e Venezia in casa, però la crescita della squadra si vedeva. È una squadra che ha fatto a piccoli passi i progressi che l'hanno portata oggi a fare e mettere in fila 9 risultati utili di fila. Ragazzi, 9 risultati utili di fila sono tantissimo. Sono tantissimo e in Serie B non ce l'ha nessuno questa striscia. Inoltre, per la prima volta metti in fila la terza vittoria consecutiva, per la prima volta il Palermo riesce a fare questa cosa, non accadeva dal 2018 al Palermo in Serie B. Credo, con un calendario non facile. Con un calendario non facile, perché comunque tu ti sei confrontato con Bari e Regina, che sono squadre che stavano sopra di te. E le hai ritirate in qualche modo dentro, ma la vittoria di ieri tra l'altro ti ha fatto scavalcare, se non ora vado a memoria, 3 o 4 squadre. Cioè, quindi questo significa che il modo anche in cui hai giocato la partita di ieri è l'ulteriore conferma di step, perché questo Palermo pian piano, partendo da lontano, ha dimostrato che non molla un centimetro. Ieri col gol preso dell'1-1 che era alla mezz'ora del secondo tempo, probabilmente la squadra che avevamo visto a inizio campionato si sarebbe disunita, invece il Palermo non solo non ha badato a tenersi il punto, ma è andata all'attacco per cercare, ecco, questa, la vittoria. Questa secondo me è la considerazione più importante, cioè la vera novità che io ho visto nella partita contro la Regina, ora ne parliamo anche con Giuseppe Leone, è proprio questa voglia di vincere una partita che se avessi pareggiato nessuno ti avrebbe detto niente, tra l'altro pareggiata per un gol abbastanza anomalo e sfortunato. Però prima di dare la linea a Giuseppe volevo ricordare, siccome arrivano anche commenti su chi è arrivato in ritardo su questa vicenda delle penalizzazioni e dei problemi del Manchester City, che le notizie sono riportate su Stadio News, quindi cliccate su Stadio News per cercare gli approfondimenti, e ovviamente è una situazione che va in costante evoluzione e noi siamo sempre pronti ad aggiornarvi 24 ore su 24. Allora Giuseppe, hai visto anche tu questa grande mentalità del Palermo? Vedi Guido, quando il Palermo vinceva certe partite in casa, penso a quella col Genoa o quella col Parma, noi abbiamo sempre come dire, messo in evidenza l'umiltà, la combattività del Palermo in quelle partite, pur con degli evidenti limiti. Ora il Palermo, contro queste grandi squadre, contro il Bari 2 settimane fa, ieri contro la Regina, oltre a continuare a mettere sempre questa stessa umiltà, quella stessa cattiveria, io sto notando anche una consapevolezza nei propri mezzi da parte del Palermo. Cioè, è questo atteggiamento sempre propositivo. Mi aggancio al discorso che faceva Fabrizio, l'ultimo quarto d'ora di ieri ti fa vedere che è cambiato l'atteggiamento, cioè il Palermo pensa a vincerle ora le partite, cioè ieri sei andato avanti, potevi andare sul 2-0 e invece hai beccato in maniera anche un po' sfortunata l'1-1, però l'ultimo quarto d'ora hai provato a vincerla e sei stato premiato, escono fuori 2 attaccanti e Corini ne mette altri 2. In l'atteggiamento, nell'azione del 2-1 c'è tutto questo atteggiamento, cioè Mateio invece di scappare indietro verso la propria area corre in avanti per andare ad anticipare e va in fondo e mette il cross per il colpo di testa, tra l'altro incredibile, di Soleri. In tutte queste piccole cose c'è un atteggiamento vincente e una consapevolezza da parte del Palermo, che poi è frutto di un percorso fatto a piccoli passi, come giustamente diceva Fabrizio poco fa. No, poi per riallacciarmi a quello che dice Giuseppe, cioè quando un allenatore toglie 2 attaccanti e mette in campo 2 attaccanti, lancia un messaggio preciso alla squadra, e a me queste mosse mi ricordano un po' il Palermo di Iachini nell'ultima promozione in Serie A di 9 anni fa, record, sì. Esatto, quando Iachini tirava fuori che ne so, Belotti e Dybala e metteva dentro Lafferty, sì, Hernandez, sì. Cioè
c'era un messaggio chiaro, che era quello di andare a cercare la vittoria con i giocatori di qualità. Ora magari questo Palermo non avrà gli attaccanti di quella batteria, perché era abbastanza completa una batteria, però con questo messaggio lanciato dalla panchina c'è un unico obiettivo da andare a prendere. Però c'è Soleri che sta crescendo e anche Tutino che può ancora dare moltissimo. E io, per sintetizzare, per non rubarvi tempo, dico che sottoscrivo in pieno le sintesi dei vostri tre interventi, e così abbiamo risparmiato già due minuti. Primo piano su Fabrizio Vitale, vediamo questo bel primo piano. Benissimo, andiamo con i commenti. Allora, ovviamente c'è grande entusiasmo, partiamo da qui. Angelo Ferrazzo: ieri con l'ingresso di Verra al centrocampo si è vista la grande qualità di questo calciatore, non oso immaginare se Corini trovasse la posizione dietro le due punti in un ipotetico 3-4-1-2. Poi c'è chi gode come un riccio con Emanuele Pistoia e ringrazia Corini. Ovviamente adesso Corini è diventato l'artefice della grande miracolo. Si è spiegato a Tutino per un rigore di quello non si è disputato il mondiale. Del resto il ragazzo è fantastico. Insomma, vabbè, si ragiona anche su l'errore dal dischetto che ricorre per il Palermo. Ne parliamo, perché Tutino merita una bella tiratina d'orecchie. C'è chi fa un raffronto addirittura col Frosinone, come Luciano Buetto, dice: Frosinone nelle ultime 10 gare 6 vittorie, 3 pareggi, una sconfitta, 21 punti. Palermo 5 vittorie, 4 pareggi, una sconfitta, 19 punti. Questo per dire, insomma, che la squadra di Corini ha tenuto un ritmo molto molto importante. C'era qualche cosa che riguardava te, Guido, ma me la sono persa. Notizie sulle condizioni di Butter con i nuovi innesti, con il nuovo assetto della difesa, che spazio pensate possa avere in futuro Butter appena avrà recuperato una forma accettabile? Ma io credo che Butter possa tranquillamente fare come Soleri. È molto considerato. Sì, aspettare il suo momento. Soleri è stato un girone d'andata ad aspettare il suo momento e ha trovato poi la stoccata. Ormai è recuperato, deve soltanto ritrovare il ritmo partita. Sì. Poi abbiamo Manlio Palermo, scusate, che dice: Tutino è entrato ed ha giocato, ora la vinciamo, e così è stato. Ecco la differenza rispetto al girone d'andata: gente con esperienza e qualità messa in rosa. Il calcio è facile, basta soltanto avere dei buoni giocatori che creano un gruppo forte e coeso. Prima della pubblicità mi fa fare una domanda a Salvatore, sì, che giustamente, e così chiudiamo anche con l'argomento che vedete in alto, e se venerdì, cioè Salvatore, che è stato onestamente uno dei più convinti e convincenti assertori dei progressi del Palermo, questa partita, Salvatore, venerdì sera, quindi probabilmente anche con gli occhi di mezza Italia addosso, tu come la giocheresti? Per vincere, per pareggiare? Cioè, diventa un esame di laurea, ancora più di quanto non sia stata la vittoria con la Regina, perché ti trovi veramente al bivio. Cioè, come dicevi tu, vinci col Genoa e sei a 3 punti, che poi potrebbe diventare 1 se ci fossero le penalizzazioni. Cambia veramente il mondo. L'occasione è unica, e da questo punto di vista capirai che il Palermo si interrogherà in settimana, ma la strategia resta la stessa. Questa è una squadra che ormai ha una fisionomia precisa, non gliela cambi, la migliorerà sicuramente di partita in partita. È una squadra che sa approfittare in maniera incredibile degli errori degli avversari, che mette a nudo ogni debolezza di chi gli sta di fronte, ed è una squadra che ha voglia di conquistare il risultato. Poi magari non sarà tambureggiante come uno magari vorrebbe che fosse, cioè che gioca sempre nella metà campo avversaria. No, è una squadra che sa attendere, che sa scegliere il momento giusto e che sa punire. Il Palermo gioca con la mentalità di vincere ogni partita, magari in maniera diversa rispetto ad altri, ma il Palermo ha la mentalità proprio vincente, nel senso che è una squadra che ormai ha capito quali sono le sue possibilità ancora da migliorare e quali sono i traguardi che può raggiungere. E soprattutto adesso è una squadra che fa anche paura agli altri. Ci fermiamo per pochissimi secondi, non vi minaccio neanche, perché non avrete neanche il tempo di cambiare canale, sono davvero pochissimi secondi, quindi ci ritroviamo qui perché dobbiamo parlare di Corini, del popolo rosanero, di Soleri, dei rigori e di Tutino. A fra pochissimissimissimo. Bene, rieccoci, possiamo affrontare subito il secondo punto della trasmissione, e cioè Corini. Corini si sta rivelando l'uomo in più di questo Palermo.
Adesso, a parte ogni rivendicazione che può fare lo stesso Corini, che potremmo fare anche noi che abbiamo difeso l'operato di Corini e della società, che tra l'altro è una bella novità secondo me, tra l'altro leggevo oggi proprio sulla Gazzetta, mi sembra, una statistica sul fatto che ci sono stati 18 cambi di allenatore, se non sbaglio, per 12 squadre, per 13 squadre, 12, quindi 13 due terzi squadre. Di campionato ha già cambiato l'allenatore, quasi nessuno ha poi migliorato, stanno finendo le avventure di, già finita quella di Cannavaro, di Cannavaro a Benevento, dove andrà probabilmente Stellone, un ex del Palermo, sta finendo, potrebbe finire presto l'avventura di De Rossi con la SPAL, insomma ci sono stati tanti cambi, il Palermo non ha cambiato, ha difeso un'idea, un progetto e una persona. E adesso sono contento di questo, anche il popolo rosanero fa un po' di mea culpa su giudizi un po' troppo affrettati. Ma anche perché discutere Corini in Serie B vuol dire non avere completamente memoria di quello che è successo negli ultimi campionati di Serie B, perché Corini l'ha vinta e ci è andato vicino altre due volte, quindi considerare Corini un tecnico non adeguato soltanto perché c'è stato quell'avvio che è stato dovuto a tante situazioni, secondo me non rendeva giustizia a quella che è la carriera di questo allenatore, che tra l'altro per la prima volta dopo diversi anni quest'anno ha accettato un progetto a lungo termine in cui sapeva che non avrebbe lottato subito per la promozione. Giuseppe, Corini ha vinto col suo metodo, proprio è il metodo che ha vinto, anche con, vorrei dire, anche con alcuni cambiamenti, perché abbiamo vissuto la trasformazione dal 4-3-3 a un 3-5-2, piano piano, minuto dopo minuto. Che è poi sempre un 4-3-3 che cambia, poi sempre un 4-3-3 che cambia, però insomma siamo più orientati sul 3-5-2. Ma comunque dico, ecco, Corini non ha difeso idee in maniera acritica o preconcetta, ha guardato la situazione e ha saputo anche trasformare quello che c'era da trasformare. Ma certo, ma non si è fossilizzato su degli schemi, ma non si è fossilizzato direi neanche su determinati giocatori, cioè ha dato delle chance a chiunque, cioè sfido chiunque a dire che insomma tutti si sarebbero aspettati, per esempio, faccio un nome a caso, Gomez, non lo so chi si sarebbe aspettato un impiego così costante di un giocatore arrivato da un altro paese così giovane, quindi vuol dire che comunque stiamo parlando di un allenatore intelligente che nel momento più difficile si è messo a lavorare sodo col suo gruppo di lavoro, col suo staff, per cercare soluzioni per il bene del Palermo, e questo suo impegno, legato anche all'impegno chiaramente dei giocatori e alla fiducia della società, ora sta dando i risultati, perché ne parlavamo prima, ragazzi, 9 risultati utili consecutivi non possono essere solamente frutto del caso, soprattutto in un campionato che, come sottolineava il nostro ospite di oggi Nicola Binda, è fatto di tantissimi alti e bassi da parte di quasi tutte le squadre. Salvatore, sei d'accordo che quello del Palermo, del City, non so come dire, sia un metodo innovativo non soltanto per Palermo ma un po' per tutta Italia? Io lo sostengo da quando faccio il giornalista, cioè cambiare l'allenatore, a meno che non ci siano delle cose assolutamente gravi, non serve assolutamente a nulla, quindi per me il City ha agito nella maniera più perfetta possibile. A proposito di Corini che tu, del titolo, in tanti devono chiedere scusa, la cosa che più mi ha colpito di questo Palermo è come ha memorizzato determinate idee, come riesce a tradurle in campo. L'altra volta c'era Brunori che si arrabbiava con un compagno perché gli aveva preso il posto in una idea di schema. La scorsa settimana con un solo passaggio siamo andati in gol. Ieri due palle perse dalla regina e sono nati due micidiali contropiedi e due gol. Corini, secondo me, ha costruito una squadra perfetta per quelli che sono i canoni della B. A me non interessa, guarda, che i tifosi chiedano scusa. Mi auguro che si rendano conto delle assurdità che pensavano prima. Ancora c'è chi riesce a dire che senza Corini saremmo oggi i primi in classifica. Possiamo solo sorridere, perché non si è capito cosa è successo in questo Palermo negli ultimi 5-6 mesi. Si è chiusa una storia e se ne è aperta un'altra completamente diversa,
e per molti il tutto sarebbe dovuto avvenire in maniera indolore e in un attimo. Sai, Corini poi può piacere o no, ma lì ci fermiamo, le situazioni vanno guardate poi nella loro completezza. Questo succede nel mondo del calcio, poi nella vita ci sono i soliti detrattori di professione che vogliono cambiare tutto, nel calcio direi, nel calcio. Poi nella vita magari sono quelli che vogliono cambiare il mondo e non vanno nemmeno a votare alle elezioni. Taccio per carità di patria sul fatto che ieri sulla diretta testuale che Stadio News manda ogni volta che c'è la partita del Palermo, quando appareggia la regina ci sono i due cambi, c'era un commento che ho scritto: ecco, questo è il mercato del City, entra Soleri, esce Brunori ed entra Soleri, questo ci meritiamo, e poi è finita come è finita. Ma perché l'allenatore è lui che ha il polso della situazione della settimana, se lui ha fatto entrare Soleri evidentemente sapeva che veniva da una settimana in cui probabilmente è andato a 3.000. Ed è giusto che l'abbia fatto entrare, la scelta è stata premiata, cioè l'allenatore non è uno che sta lì, prende le pedine, le mette o gioca alla PlayStation, è uno che viene dal percorso di una settimana in cui vede i giocatori come si sono allenati, come hanno agito, come li ha visti negli occhi, cioè ci sono tante componenti. E tra l'altro con il supporto di uno staff qualificato e anche abbastanza numeroso e integrato, ma noi sappiamo benissimo poi, che... Se... Sì. Guido, scusami se ti ho interrotto, ma poi se tu hai percepito bene le immagini di Brunori quando usciva dal campo, era veramente un giocatore stanco, proprio stanco, aveva dato tutto, aveva speso il massimo forse, e Corini l'ha capito e in quei minuti ha trovato una soluzione, cioè anche questa è intelligenza tattica. Ma noi sappiamo benissimo che basterebbe una sconfitta a Genova per ritrovare sul web i soliti... Geraci, che è elegante ed è di un'altra epoca, li chiama detrattori, ormai vengono qualificati come leoni da tastiera. Ci sono commenti su Corini? Anche su altro sì, magari? Sì, ce ne sono, ci si sofferma, perché ieri in qualche modo è stata la giornata degli abbracci, Piero Mandracchi sottolinea quello commovente da parte di tutto lo stadio alla signora Chimenti, e poi Emanuele Pistoia invece sottolinea quello tra Brunori e Corini. Subito dopo il gol. Quello è stato un altro momento che sta a stigmatizzare qual è il clima al Palermo, cioè la grande unione, il grande senso di gruppo che si è venuto a creare partendo da quelle difficoltà famose quando tutti dicevano che Corini doveva andare via. Sì, e tra l'altro ora parliamo anche dei rigori, perché Brunori merita una sottolineatura, perché i rigori sono sempre pesanti, il Palermo ne sta sbagliando tanti, ma questo è un altro discorso. Altri commenti? Vedo che sei abilito di un'ondata di commenti. Tutti sono... Lino Glatola o Calatola, perdono, se, mi chiedo scusa se l'ho detto male, Salvatore Geraci, persona saggia, Corini in, ecco il nuovo hashtag che va di moda. Alla luce dei nuovi risultati, qual è l'hashtag? Corini in o Geraci saggio? Non lo so, mi sono confuso. Penso Geraci saggio, può essere, sì. Potrebbe essere Geraci saggio. Non Corini. Io sposo questo hashtag. Va bene. Ok. Poi Lele Brown ci chiede: secondo voi dove può arrivare il Palermo a fine campionato? Beh, Salvatore già si è sbilanciato. Io sono in linea di massima sulla linea che poi dipende anche dagli altri, perché non è che tu fai 40 punti e se c'è qualcuno che ne fa di più va benissimo, però vorrei aggiungere una cosina in più a tutti i discorsi che abbiamo fatto fino ad ora. Tu ieri eri allo stadio, anche Giuseppe lo sai perfettamente. Palermo può arrivare quinto, sesto, ottavo o anche dodicesimo, perché magari ci sarà poi un attimo in cui la squadra avrà un'altra ondata di crisi o di risultati negativi per episodi. Però mi è sembrato che finalmente allo stadio si è rivista la magia che era la stessa dello scorso anno, quando dopo un campionato anonimo si erano di nuovo aperti scenari a suo tempo avrei detto anche fantasiosi, che però poi si sono rivelati veri. Giuseppe, tu la magia l'hai vista? Quest'aria un po'... Sì, ieri si respirava un clima particolare, inutile negarlo, ma già fuori dallo stadio, quando mancavano 40-50 minuti prima della partita, c'era veramente un clima molto molto bello,
Mi piace sottolineare proprio come il pubblico abbia accompagnato il Palermo dopo l'1-1 della Regina. Insomma, mi piace pensare che un bel po' di spinta sul Palermo sia arrivata anche dagli spalti. C'è voglia di sognare di nuovo come è successo circa 10 mesi fa. Tra l'altro lunedì scorso noi abbiamo avuto Marconi ospite e lo ringraziamo, è stato un ospite anche molto gradito dal pubblico, che proprio rappresenta uno di quelli che nel giro di 8 mesi ha veramente cambiato lo stato d'animo, la predisposizione nei confronti della città, del pubblico, dello stadio, di tutto quanto. Salvatore, tu ti immagini, non perdi a Genova, non parliamo se vince addirittura, ma mettiamo che non perdi a Genova e poi c'è Palermo-Frosinone, che non è mai una partita normale da 5 anni a questa parte, e lì veramente io rivedo la magia dei 4-5, forse 6 pienoni che Palermo ha fatto lo scorso anno prima della promozione. La magia è assolutamente necessaria in un campionato di A, di B, di C, in qualunque campionato tu voglia giocare, perché è l'esatta misura della volontà e dell'idea che ha la squadra di poter raggiungere certi obiettivi. Io ieri l'ho visto questo, l'ho visto anche nelle partite precedenti. Avete parlato giustamente dell'abbraccio a Brunori con Corini, ma tutta la squadra si è unita a questo abbraccio, è incredibile, proprio abbiamo visto una trasformazione che veramente fa pensare che il Palermo è pronto per un grandissimo traguardo. E adesso cambiamo argomento e parliamo, Fabrizio Caro, di una panchina che ho letto pezzi nella prima parte della stagione, la panchina non porta gol, la panchina non porta benefici, adesso mi pare che la panchina porti tantissimo. Cioè, ieri c'erano in panchina Soleri, il match winner, Tutino, attaccante di punta, Verre, giocatore di Serie A, ci mettiamo anche, può sembrare magari più marginale, mettiamoci anche Bro. Non teniamo conto di Gomes e di Stulaz, che sono giocatori ai box per il momento. Mi pare che questa sia una garanzia ancora maggiore di crescita, sia in questa stagione che anche nella prossima eventualmente. Io sottolineerei due aspetti. Il primo è che in panchina stanno Verre e Tutino per ora. Quindi questo è un altro elemento che deve fare riflettere. Cioè, Verre e Tutino non sono arrivati e sono stati schierati titolari. Verre e Tutino, come sarebbe successo in tre quarti delle squadre di in altre Serie B. Squadre, in altre società probabilmente sarebbe stato questo. Non dimentichiamoci, l'anno scorso De Rosa è arrivato il sabato sera e la domenica era in campo. Era in campo, sì. Cioè, quindi questo significa che c'è un rispetto del lavoro, del gruppo. E per due partite consecutive sono partiti dalla panchina. L'altra cosa relativa alla panchina è che tu, portando gente di livello superiore, hai alzato la concorrenza. E ti faccio un esempio. Io ieri ho visto fare a Sala la sua migliore partita quest'anno. È un caso, visto che ci sono sul suo lato altri due esterni pronti a subentrare? Secondo me no. Quindi tu col mercato hai alzato il livello qualitativo, ma hai alzato anche la concorrenza. Esatto, io questo lo condivido. Giuseppe, come hai visto Verre, che è entrato dopo l'intervallo, che voto gli daresti? È una garanzia, una sufficienza piena, anche 6,5, no? È una garanzia, si vede proprio, si vede chiaramente che stiamo parlando di un giocatore che comunque è anche di un'altra categoria, cioè in una partita così tesa, con una Regina comunque ben messa in campo, non si vedeva che comunque gestiva il pallone con grande tranquillità, con serenità e andando anche a rischiare delle giocate in verticale, in avanti, dei rischi maggiori rispetto ai suoi compagni di reparto. Questo ti fa capire anche la come dire, differenza tra i due, cioè tra lui e gli altri centrocampisti del Palermo. Io sono convinto che ha giocato una partita sufficiente, ma sono altrettanto convinto che ancora i suoi margini di miglioramento sono tantissimi. Salvatore, chi era al telefono? Fabio. Ah, era Fabio, va bene. Senti, invece un'altra finestrella, Soleri.
Soleri merita un applauso. L'anno scorso l'abbiamo celebrato come il recordman, ed era recordman di gol dalla panchina, segnò 12. Quest'anno ha avuto molte meno occasioni, anche nel contesto in cui è cresciuto questo Palermo, ma ieri ha fatto un gol strepitoso, sublime, non so come definirlo. Lo stai chiedendo a me, Guido? Sì, lo sto chiedendo a te. Intanto io vorrei fare un piccolissimo passo indietro. Tutti sono utili alla causa in questo Palermo ed è una cosa immensamente gradevole. L'ha detto bene, l'ha definita bene Fabrizio. Una squadra brilla non soltanto perché c'hai un fuoriclasse o perché c'hai dei giocatori bravi, eccetera, ma perché è compatta e poi danno ai campioni la possibilità di fare la differenza. E con il mercato il Palermo ha messo dentro quanti giocatori? 6 giocatori nuovi, no? Alcuni dei quali certezze assolute in altre squadre. Verre viene dalla Serie A, e poi i giovani di grande interesse che hanno un marchio di fabbrica che è quello del City. Si parlava di Corini e delle scuse che dovevano a Corini, e i detrattori di Soleri o i leoni della tastiera che hanno maltrattato Soleri. Ieri ha tirato fuori un gol di testa quasi dal limite dell'area di rigore, che mi ricorda un po' un mito palermitano, Tanino Troia, perché è stato un gol veramente strepitoso. Ma soprattutto non se ne vedono tanti di questi gol, è stato veramente. No, poi c'è anche la fortuna che la palla va proprio lì, non prende l'incrocio come altre volte, ed entra. Però lui ci ha provato con un gesto atletico e con una convinzione che secondo me meritavano esattamente. Al di là della particolarità, il ragazzo va lodato secondo me per aver accettato ogni decisione con serenità, in silenzio, e per essere esploso improvvisamente con una prudenza del genere. Aggiungo anche, scusa Giuseppe, sarò telegrafico, Corini ieri mi ha detto, dopo gara abbiamo chiacchierato proprio un nanosecondo perché io stavo scrivendo, ha detto: un attaccante con le caratteristiche di Soleri è unico, cioè non ce l'ho, cioè lui ha delle caratteristiche precipue e quindi è contento di averlo. Ma ci mancherebbe anche, tra l'altro, Soleri nel calcio in cui ormai, come dice spesso Corini, ma come è evidente a tutti, si gioca in 16, perché l'apporto dei 5 cambi diventa fondamentale. Uno come Soleri, che ha sempre dimostrato di entrare in partita subito, senza bisogno di rodaggio, di rincorso o di altro, e che va a fare la guerra sempre, poi segna e gli va anche bene. Un'altra volta si era mangiato un gol, se ti ricordi, però, Benevento. Dopo lo scambio con Vido, però era entrato in partita. Questo mi sembra che sia una grande garanzia. No, su Soleri, Giuseppe che voleva. C'era Giuseppe, nel frattempo rintracciamo qualcosa su Soleri, magari nei commenti. Giuseppe, stavi intervenendo? Sì, era semplicemente così una marcord, un colpo di testa diverso nelle caratteristiche, ma dalla stessa distanza. Era veramente una grande distanza quella di ieri, perché Soleri ha colpito di testa che era appena in aria, quindi almeno dall'altezza del dischetto. Mi ricordava un gol di Amaurì a Firenze in un incredibile Fiorentina-Palermo, in cui Palermo è vero. Il famoso 3-2 con Amaurì protagonista. Era una torsione diversa, ma la distanza del colpo di testa era pressoché simile. Fabrizio, dal web. Viaggio Dalia dice: acquisti mirati e centrati ad un obiettivo e va oltre la salvezza. Ho visto un muro ieri, muro Graves, sicurezza e posizione mi ha impressionato, io ci credo, forza Palermo. E in effetti ha fatto 5 minuti, non l'abbiamo quasi considerato, però anche lui è entrato subito in partita, Salvatore, no? Sì, è entrato subito, tutti sono entrati subito in partita, non c'è uno che si sia tirato indietro o che sia entrato con la testa altrove, questa è una grande garanzia. Brown dice: Palermo arriverà secondo 1000%, per 1000 per 1000, poi c'è chi ci avverte, attenzione ad Aurelio, presto sarà una gran bella sorpresa. Angelo Ferrazzo vuole ricordarvi che abbiamo Stulaz, Gomez, Elia e Bettella fuori per infortunio. Soleri è esempio di impegno e umiltà per tutti, lo terrei a Palermo tutta la vita sempre, E penso che anche Soleri voglia restare qui. Abbiamo 3 minuti, li possiamo spendere un attimo, Salvatore, per parlare di rigori.
che è un capitolo strano al Palermo, perché ne abbiamo avuti tanti quest'anno, per la verità nessuno regalato o generoso, 8 rigori, ne abbiamo sbagliati tanti, ma soprattutto dietro i rigori, segnati o sbagliati, ci sono storie particolari. Per esempio ieri abbiamo visto il rigore più complicato da battere, che era quello di Brunori, con un bel peso sulla coscienza, perché due errori recenti avevano ovviamente creato un pathos, e ha tirato un rigore perfetto. Poi il rigore di Tutino, calciato da Tutino perché Brunori era già uscito dal campo, ma tirato da troppo male, diciamo, per essere vero, e ha un po', da un lato, adombrato la sua prestazione che era stata fino a quel momento positiva, e ha messo un po' in ambascia il Palermo, che ha rischiato per 3-4 minuti di essere raggiunto dalla regina. I rigori che problema è, Salvatore? È se è un problema? No, non è un problema, i rigori fa parte un po' della casistica, ma non ci darei troppa attenzione. Parlerei di Tutino invece, che secondo me deve specchiarsi in Brunori. Brunori è un giocatore di un'altra categoria e si è visto come si è preso una responsabilità enorme. Tutino invece deve fare le cose serie, cioè dimenticare che il calcio non è solo poesia, invece nei momenti decisivi devi mettere il pallone dentro, che è la cosa più importante. Non è solo con le invenzioni, con i colpi di tacco che si vincono i campionati. Le qualità vanno messe al servizio della squadra, e Tutino, se vuole crescere, deve approfittare di questa occasione Palermo, e deve essere concreto e poi pensare allo spettacolo, fermo restando che poi il suo repertorio non va messo in discussione, ma certe volte si tratta di testa e non di piedi. Giuseppe, gli tiriamo le orecchie? Eh beh sì, sinceramente sì, ieri sarebbe stato il caso di chiuderla la partita, e quella era un'occasione ghiotta. Guardiamola in questo modo, porta bene nelle ultime due partite, ha portato bene sbagliare un rigore, però è chiaro che cominciano a essere tanti. Il Palermo è la squadra che ha sbagliato più rigori in questo campionato. Condivideva questo primato col Perugia fino a ieri, 3 rigori sbagliati, questo di Tutino era il quarto. Ha un 50% di realizzazioni dal dischetto, perché il Palermo è anche la squadra che ha avuto più rigori a favore, 8, 4 sbagliati e 4 realizzati. Anche se porta bene, io non li vorrei sbagliare. Tra l'altro, Fabrizio, tu hai visto che hai messo 5 in pagella Tutino sulla Gazzetta, e evidentemente hai dato un valore pesante a questo rigore. Non puoi. Mi hanno raccontato che li tira tutti così, con questo movimento che ricorda un po' quello di Jorginho, che ci ha fatto tanto penare anche lui, per le qualificazioni poi successive alla vittoria degli europei. Però non puoi sicuramente andare a compromettere eventualmente una partita per un rigore. Calciato un eccesso così, di sufficienza. Sì, probabilmente eccesso di sufficienza. C'era un'atmosfera estremamente goliardica allo stadio, quasi come se fosse scontato segnare e chiudere la partita. Quindi Tutino, penso che quando tu pigli le lezioni... Ha chiesto scusa. Quando prendi lezioni e comunque vinci la partita, va bene lo stesso, perché comunque la lezione ti resta. Allora, siamo alla conclusione. Tutti i commenti, che sono tantissimi, li potete vedere sulle pagine Facebook di Blog Sicilia e di Stadio News, che irradiano questa trasmissione sulle pagine Facebook e sui siti. Salutiamo anche gli amici di Video Regione sul canale 14 del Digitale Terrestre. Saluto con affetto sincero Salvatore Geraci, Giuseppe Leone e Fabrizio Vitale. Ciao, che Guido. Sono degli straordinari compagni di viaggio per una trasmissione che continua a mietere successi. E ora facciamo la concorrenza a Sanremo, questa è la settimana di Sanremo, batteremo anche Sanremo. Salvatore, tu che sei tutto, no? Che sai prevedere il futuro, chi vince Sanremo? No, non me lo dire, non te lo non dico, mi piace va bene. Più, e allora grazie anche alla regia, grazie anche alla regia, perché se ci vedete bene, se ci sentite bene, va tutto bene, è anche merito loro. E anche un grazie a Nicola Binda, che ha animato la prima parte della trasmissione. Grazie a tutti, a lunedì.